anche 90 c'era un impegno anche così logistico degli enti pubblici, dei comuni che avevano dei soldi da dare, ora non li hanno più, e quindi gli amanti dell'arte come me spremono la loro esistenza fino al punto da sacrificare altre cose, però si dedicano all'arte comunque, anche se c'è la crisi, perché secondo me proprio in un momento di crisi l'arte, la pittura, la scultura, tutto quello che gira intorno all'arte ha veramente un compito di risanamento del sistema mentale delle persone. Prima di tutto spero che serva a quelli che ci amministrano per riscoprire le cose belle e capire quanto gli esseri umani e quanto gli italiani sono bravi, e poi anche al pubblico far vedere delle cose che non sono solo donne uccise, crisi, fabbriche chiuse, che sono grossi problemi, ma se noi guardiamo solo i problemi ci suicidiamo tutti. Allora io perché mi impegno ancora di più di prima a fare questi eventi? Perché è un compito quasi morale nei confronti della società che sta andando allo sbando dal punto di vista estetico. Non c'è più la ricerca del bello, non c'è più nulla che ci ricollega alle nostre tradizioni di estetica e di meravigliosa arte che abbiamo prodotto nei secoli scorsi. Ricordatevi che Rubens, donando un quadro a un regnante spagnolo, evitò una guerra. Pensate quant'era importante l'arte nei secoli scorsi. Adesso invece siamo in balia di tutti questi media che ci propongono, ci casco anch'io, Lino Bianco, infatti questa specie di ambiente molto bello e rustico mi fa pensare come muratura molto al Mulino Bianco. Allora ho detto, mi piace anche per un altro motivo, creiamo delle finestre da questo contesto leggermente che ispira la pubblicità che vediamo sempre, anche troppo, creiamo delle finestre sulla natura, su un mondo che quest'uomo crea e lavora da 50, non so da quanto preciso, però comunque ha dedicato la vita a queste finestre sulla natura e sull'architettura, quella vera, perché lui rappresenta non l'architettura che ha poi fatto abbruttire tutta l'Italia, rappresenta quella che invece fa valere tutta l'Italia in tutto il mondo, tanto che adesso il Milano è candidata all'Italia della cultura. Quindi questo grande uomo, in tutti i sensi, cosa ha fatto nella sua vita? Prima di tutto ha messo via la vagabondaggine che oggi molti artisti hanno. Non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di stare 8 ore al giorno a disegnare per imparare a fare quello che la testa gli dice di fare. Mi spiego meglio. Tutti siamo poeti, pittori, perché quante volte avete un'idea di un'immagine, di un quadro, dopo però, quando andate a usare la mano, vedete che non corrisponde più a quello che era nella testa. E allora, oh madonna, mi viene storto il tetto, ma io qui lo vedo dritto. Ecco che l'artista, prima di tutto, deve essere un artigiano, deve lavorare, come ha fatto Annigoni, di cui io sono il biografo ufficiale, come ha fatto lui, che da decenni si applica quotidianamente sulla tela, sul cartone telato, per riuscire a migliorare continuamente quello che lui ha nella testa come idea. E questo lo può fare solo perché è esercitato con la mano, perché la pittura non può fare a meno di un esercizio proprio quasi di tipo ginnastico. Perché io quando andavo a scuola, perché ho fatto un po' il pittore, per imparare a fare i segni trasversali, quelli di Leonardo, tutti perfetti, li facevo in corriera, che la corriera fa le buche, no? Allora io dico, se riesco a farli, mentre vado, che faccio così, a casa fermo li faccio ancora più belli. Quindi per dire quando uno ha una passione e la deve curare con la padronanza dei mezzi tecnici e poi naturalmente con la mente, perché l'artista prima di tutto è mente e poi è pratica, ma la pratica bisogna impararla. Quindi bisogna disegnare dal vero prima. Io immagino che lui abbia fatto tanti disegni dal vero da giovane, come Annigoni, come altri artisti, come Tommasi Ferroni. Poi si può anche inventare un mondo, ma se tu non conosci il mondo che reinventi, non lo conosci com'è in natura, non puoi poi scomporlo e stilizzarlo. Ecco il grande artista, colui che abbina la mano al cervello. Questo è Mario Loiu. Questa mostra è una raccolta quasi patologica mia e di mio padre, perché noi amiamo questo pittore dagli anni 80, dai primi anni 80, e io quando mi innamoro di un artista, del suo prodotto, non è che mi basta un quadro,
ho bisogno di rinverdire sempre, ogni mese, un altro quadro. Ora questo fino a poco tempo fa era possibile, perché quando facevo anche mostre di altri artisti si vendeva qualcosa, si ricomprava qualcosa, oppure si facevano dei cambi. Adesso con la crisi invece è finito un po' il mercato per ora, e quindi io ho ritirato fuori tutto quello che avevo negli anni 80 accumulato in senso positivo di lui e di altri artisti, e sto facendo questo itinerario di mostre tra Pesaro e Fano per far conoscere alle persone che non hanno questa, tra virgolette, malattia, e far vedere che l'arte può aiutare veramente nella vita, anche a districarsi da crisi psicologiche, da crisi di ogni genere. Perché io la sera delle volte spengo la televisione e guardo, ho un quadro di Mario, dire che guardo solo i suoi sarebbe un po' leggero, lasciamo che un Annigoni, un altro quadro di un altro autore, e quelle sono sensazioni che rimangono dentro e ti maturano per affrontare poi la vita il giorno dopo e altre cose. Non il Grande Fratello, le altre cose che vediamo tutte le sere, va bene anche quelli un po', ma non come adesso che regnano. Adesso la cultura è considerata quella, non si può, ragazzi, bisogna rivedere tutto. Allora, in poche parole, ieri sera c'è stato un evento a Urbino strepitoso, che in un primo momento mi ha lasciato interdetto, perché quando siamo entrati nel Teatro Sanzio, dove doveva esserci la seconda parte della sua mostra, la più grossa, perché prima c'è stato un dibattito nel Palazzo Ducale e poi c'era un quadro a rappresentare il simbolo dell'evento, vado giù, vedo nei palchetti dove la gente va per ascoltare la musica dei quadri, visitatori di teatro, molto belli. E ho detto, oh Madonna Santa, ma questi qui come si fa a vederli? Bisogna salire. Invece in poche parole, dopo all'improvviso si apre il sipario e su una griglia a mo' di scenografia c'erano una sessantina di opere, ma di grande formato. È stato come essere, come posso dire, aggrediti da uno tsunami, però bello, di energia, di colore, di meraviglia, tanti soggetti diversi, sembravano quadri dipinti da un ventenne, quando uno ha l'energia di cui noi parliamo sempre, anche con la moglie, che lui ha ancora, quella di un giovane. E quindi ho detto, mamma mia, allora c'era il trucco sotto, è tutto così meraviglioso, bellissimo. Allora ho detto stamattina che non avevo messo quei quadretti lì. Loro lassù hanno fatto la scenografia, io ho un piccolo palcoscenico e li metto lì come attori, questi quadri, attori della vita, perché, allora, poi concludo. L'artista, quando crea un dipinto, ci regala, vi regala un'ora, due giorni della sua vita, della propria vita. Pensate voi quanto non ha valore una cosa così, nel senso che quanto può avere valore o meno, ma al di là dei soldi. Ogni quadro qui sono ore e ore, giorni della vita di un essere umano, e lui ce la dà a noi, ce la concede a noi. Ora, è logico, dopo esiste la vita che ha bisogno di mangiare, di vivere, le cose materiali, quindi bisogna vendere, bisogna rifare i quadri, però in primis un quadro di un autore è una parte della sua vita che ci viene in qualche modo donata, perché 1.000 euro vanno e vengono, il quadro rimane per i figli, per i nipoti, è un'energia che vaga nel tempo e non avrà mai fine finché non verrà bruciata, ma non vedo perché esaminare questo aspetto così negativo. E quindi l'artista ci regala la propria vita. Se lui tornasse indietro, come i fotogrammi di un film, ogni quadro è un pezzetto di lui, della sua giornata, poi la moglie lo saprà, dipinge sempre, della sua giornata, della sua settimana, del suo mese, dei suoi anni. E quindi questo è il dono che ci fanno gli artisti, ci regalano la loro esistenza, che però vengono ripagati perché rimane per sempre, mentre molto spesso la nostra, così, tranne che quando facciamo figli, eccetera, che tramandiamo comunque in altri modi qualcosa, però è tutto mortale. L'arte no, l'arte è immortale, almeno per quanto riguarda le migliaia di anni che abbiamo davanti, perché poi tanto fa 5 miliardi che il sole non c'è più, lasciamo perdere queste cose qua. Però per adesso, nel Novecento, quest'uomo ci ha regalato la sua esistenza e la bellezza delle sue opere, che io so anche scegliere. Insomma, quindi sono molto felice di questo evento che durerà fino al 10 di ottobre, e sono felice prima di tutto perché è qui,
perché non credevo che da ieri sera, con tutta l'energia che ho dovuto dare a Ubino, oggi ne avesse anche per me. Invece quando è arrivato gli ho detto: Mario, ma come sta? Benissimo, stamattina ero al mare. Quindi lui ancora troppi quadri ci farà, e spero che ognuno di voi un giorno possa averne anche uno così, per avere un pezzo di energia di un essere umano così grande. Grazie. Thank you.